Buongiorno a tutti e bentornati sulla nostra galassia. Oggi in realtà era già uscito un video sul miglioramento, la guida sul miglioramento del drop rate, sulla percentuale del drop rate. Spero vi sia piaciuto e che vi possa essere utile. Ovviamente quel video è ancora valido per il semplice fatto che quello è solo esclusivamente come funziona la percentuale del drop rate e di conseguenza quello che noi andiamo a vedere oggi, cioè la patch del miglioramento del drop rate, esula da quello che invece io vi ho fatto vedere oggi e che è quello che vi ho spiegato oggi. Quindi andate a vedere entrambi i video. Comunque, questa è una patch note. Oggi sono stati scaricati 3,5 giga di patch che è andata praticamente a modificare solo ed esclusivamente i glitch che esistevano per quanto riguarda le roccaforti, cioè il continuo loot delle casse delle roccaforti. Niente, l'hanno molto semplicemente sistemato. Questa era la patch di oggi. Durante la notte, però, verrà buttata fuori un'altra patch che andrà invece a toccare tutto il sistema di drop e andrà a toccare anche tutto il sistema di iscrizioni degli item stessi. La prima cosa da sapere è che d'ora in avanti chi arriva a livello 30 non avrà più a che fare con i drop comuni e non comuni, quindi con i drop bianchi e verdi, e questa è un'ottima cosa, anche perché facendo ciò riducono la possibilità, o meglio, aumentano la possibilità di trovare ovviamente più oggetti rari, più oggetti epici, ma soprattutto più oggetti mitici e leggendari. Perché ovviamente il pool di drop da 6 passa a 4 e di conseguenza le percentuali si alzano automaticamente. Per quanto riguarda invece le iscrizioni, c'è stato, diciamo, un cambiamento abbastanza pesante che dovrà essere, o meglio, che impatterà moltissimo sulle build attuali che noi abbiamo, perché praticamente tutte le build che noi stiamo facendo in questo momento dovranno essere modificate. Adesso vi spiego il perché. In pratica, tutte le iscrizioni verranno modificate da qua in avanti, quindi dalla patch in avanti, non sarà retroattiva, quindi tutte le cose che abbiamo dovranno essere o buttate via o se sono buone invece tenute, ma comunque le iscrizioni cambieranno per sia le armi, sia i componenti, sia le abilità. Di conseguenza noi avremo, come tutti sappiamo, nei mitici leggendari abbiamo quattro iscrizioni, sono le quattro iscrizioni che si chiamano minore, maggiore, primaria e secondaria. E attualmente queste iscrizioni sono randomiche. Bene, con questa patch non saranno più randomiche, non avremo più iscrizioni totalmente a caso nei nostri drop. L'esempio che riportano qua è un assault rifle che per esempio ha pistol damage, quindi ha danni pistola, che non ha alcun senso, ma attualmente ci sono. D'altro canto, anche tutte le iscrizioni che magari sono, o abilità che magari sono specifiche, quindi che ne so io per elementi elettrici, per il resto, non avranno iscrizioni, per esempio, con attacco acido. Saranno tutte cambiate, saranno sistemate a dovere, saranno sì randomiche, ma saranno randomiche con un certo senso. Di conseguenza, noi dovremo per forza di cose migliorare le nostre build andando a droppare di nuovo mitici leggendari o costruirseli. Costruirseli perché hanno ovviamente ridotto la costruzione, i materiali che servono per costruire i mitici da 25 a 15. Plausibilmente, ed è nella mia testa che viene questa idea, l'hanno fatto proprio perché sono andati a ritoccare le iscrizioni a tutte queste cose. Questo è un ottimo cambiamento, un'ottima patch che andrà a toccare nel profondo quello che noi stiamo facendo attualmente, cioè il farming per poter potenziare i nostri javelin e di conseguenza dovrebbe migliorarci anche la vita perché proprio questo farming molto più specifico delle iscrizioni, quindi gli oggetti saranno molto più specifici e molto più utili, andranno sicuramente a migliorarci la nostra vita. Comunque, se volete andare uno sguardo alla patch, vi lascio il link in descrizione di Reddit, come potete vedere io lo sto vedendo da qua, e noi ci rivediamo a patch iniziata, magari per discuterne in un altro video, e vista la patch attuale, visto che dovremo cambiare tutte le build, andrò poi da settimana scorsa magari a creare finalmente le build per i nostri Javelin e a portarvele qua sul canale. Con questo è tutto, GG a tutti quanti!